No Man's Land. Si ritrae dall'ala ai Daobi. L'1-2 Jia per il comando. L'errore del numero 8 Nissa del Ronco. Nonno Pofo che attacca l'1-2 Jia. In terza posizione all'interno c'è i Daobi, poi in fuori il Nugget di Poggio, tra i due cerca spazio anche Hollin, poi No Man's Land all'esterno, a lato di Medium Lod. Così dopo il lancio in 13.5 si esce dalla piegata con l'1-2 Jia al comando, 1-2 Jia in vantaggio, la sua scia a largo sta migliorando Nugget di Poggio. 1-2 Jia avanti a Nugget di Poggio, 28.6 il quarto iniziale, lungo la corda sempre Nonno Popo, poi in fuori Hollin, avanti ai Daobi e No Man's Land, quindi all'esterno Oxford Rock, poi il gruppo chiuso da Nissa del Ronco. Sempre all'avanguardia l'1-2 Jia, così al completamento della piegata, paletto di metà corsa, 31.9 il secondo quarto, 15.6 la media per i primi 8. All'avanguardia sempre l'1-2 Jia, seconda all'esterno Nugget di Poggio, lungo la corda Nonno Popo, e si arriva a completare il giro in 1.15.4. Per ora nulla muta, con l'1-2 Jia al comando, ora Pippo decide che è ora di spostare la favorita No Man's Land della sua scia Oxford Rock. La progressione di No Man's Land, che ora passa in seconda posizione, e nella sua scia c'è sempre Oxford Rock. Tanto c'è un po' di confusione. L'1-2 Jia è sotto l'attacco di No Man's Land, a largo dei due sta intervenendo anche Oxford Rock. Ha seminato l'1-2 Jia, per ora è No Man's Land che prova a raccogliere su Oxford Rock, No Man's Land. Oxford Rock, l'1-2 Jia, Nonno Pofo, Medium Lod nell'ordine, 28.9 il quarto conclusivo, 1.59.1 il tempo totale, media al chilometro, 1.14.4, No Man's Land. Tanto per cambiare, Pietro Gubellini, totalizzatore 2,79.